Si svolgerà a Roma il 2 ottobre presso l'auletta dei gruppi parlamentari la quarta edizione del meeting delle professioni organizzato dalla Federazione Italiana Tributaristi. Ne parla il presidente FIT Arbedo Marinelli. Oggi siamo alla quarta edizione, quindi una iniziativa che ha avuto successo nelle precedenti tre edizioni di Caserta, Catania e Roma dell'anno scorso. Celebreremo questo evento sempre nell'auletta dei gruppi parlamentari, quindi in una location importante, proprio nell'ambito dei locali della Camera dei Deputati, che ci ospita e con estrema soddisfazione da parte di tutti noi. L'argomento di quest'anno è di grande attualità. Si parlerà della digitalizzazione delle imprese, che sarà obbligatoria per tutti. Ascoltiamo! La digitalizzazione delle imprese, la digitalizzazione che parte con la fattura elettronica, che già in parte è partita con la pubblica amministrazione da parte delle imprese, sarà obbligatoria per tutti. Questo sconvolgerà il modo di lavorare, i sistemi di organizzazione nell'ambito degli uffici, quindi è un problema che va affrontato, bisogna farsi trovare più pronti possibili a questa rivoluzione, e noi cerchiamo di farlo già da tempo. Abbiamo avviato un processo di informatizzazione cercando di creare una piattaforma al servizio di tutti gli associati, ma l'abbiamo messa anche a disposizione come idea della pubblica amministrazione, dell'agenzia, che già ha presenziato con noi alla presentazione del nostro progetto e che sarà presente anche a Roma. Saranno presenti anche diversi esponenti del mondo dell'agenzia e del mondo politico interessati, Commissione Finanze, Commissione Bilancio, Pubblica Amministrazione, quindi sarà un meeting molto partecipato con tecnici, esperti e politici del settore, che dovrebbe dare dei risultati per cercare di trovare le soluzioni più semplici in questa trasformazione. I tributaristi sono figure sempre più apprezzate a livello nazionale, presenti anche in diversi campi, oltre al settore tributario. La figura del tributarista, che poi è stata normata anche con la norma 11.511, è presente da tempo come una realtà costituita anche in federazione, insieme ad altre associazioni, una realtà propositiva, critica e propositiva per cercare di migliorare questo sistema che a volte è un po' troppo farraginoso. Semplificazione e alleggerimento dei costi delle imprese sono le aspettative del quarto meeting delle professioni. Sono le imprese, in particolare la realtà più produttiva di questo paese, quindi non bisogna creare alle imprese dei nuovi adempimenti, dei nuovi costi ed appesantirle. Tante sono le sfide che i tributaristi in questo periodo sono chiamati a rispondere. Ascoltiamo Arvedo Marinelli, presidente della Federazione Italiana Tributaristi. Abbiamo trovato l'anno scorso la soluzione con il job tax del lavoro autonomo e con il blocco delle aliquote contributive, quindi sistemate in un certo senso la previdenza, poi cerchiamo la rappresentatività nell'ambito della nostra professione. Infatti nel pomeriggio parleremo proprio di rappresentanza e assistenza dei contribuenti presso l'agenzia e della certificazione che il legislatore ha dato nell'articolo 63 della rappresentanza e che alla quale cerchiamo di dare peso e consistenza proprio per far sì che il consulente tributario sia sempre più apprezzato nell'ambito dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate.